Liberi TV, continuiamo a parlare degli autori che saranno allo stand di SBS Comunicazione il 1° maggio. Con me ci sarà anche Chiara Domeniconi che ha partecipato a Piazza Mazzini ai mercatini di Natale, questa volta a bomba con altri due libri, Come un chiodo nella carne e 50 anni di noi, io e la mia vagina. Ne abbiamo tantissime da raccontare. Chiara, 5 minuti per riassumere questi libri, che tanto sono uno collegato all'altro. Esatto, ciao, buongiorno a tutti, grazie Sheila di questo appuntamento, grazie a tutti, buongiorno. Allora, i miei libri, Come un chiodo nella carne, edito d'Argento Dorato, editore di Ferrara, che è autobiografico, penso uno degli ultimi autobiografici, 80 pagine, un linguaggio molto crudo che riassume tutta la mia vita, dalla morte di mio papà, i miei 30 5 anni di disturbi alimentari fino alla mia guarigione, fino alla mia uscita, alla mia libertà. Ho voluto questo linguaggio crudo perché una malattia è cruda come la vita, come insomma il dolore, non si poteva usare, non ho voluto usare vie di mezzo. Però può sembrare un libro che parla di sfortuna, invece io mi ritengo una persona fortunata perché sono qui, perché il dolore insegna, perché non tornerei indietro, non rinnego niente, non dico se tornassi indietro farei perché era il meglio che potevo fare, era quello che stavo diventando e quindi sono contenta di aver vissuto quello che ho vissuto, quindi posso vedere il dolore anche come felicità in fondo, perché più sono andata in fondo nel dolore, più sono potuta andare in alto. Non smetterò di soffrire, questo non è che avendo sofferto non soffrirò più, e questo lo so e non ne sono triste per questo. E 50 anni di noi e la mia vagina, penso che sia un'analisi più profonda di alcuni punti che fanno parte di Come un chiodo nella carne, perché avendo sofferto appunto di disturbi alimentari, cioè io ho rinnegato la mia femminilità come molte delle ragazze che soffrono di anoressia. Poi, avendo avuto un padre fragile, io volevo forse essere il maschio di famiglia, appunto non sentendo la sicurezza, la figura maschile che mi poteva proteggere. Io volevo, non mi sentivo una femmina, una bambina protetta, avrei voluto forse essere un maschio. E quindi 50 anni di noi e la mia vagina, ovviamente la vagina è il simbolo della femminilità. E quindi ho fatto parlare lei che io non volevo avere questa cosa tra le gambe. Volevo, io a 6 anni ho imparato a fare la pipì in piedi nel bidet. Ho fatto parlare lei, non è un libro volgare, è un libro psicologico, diciamo, perché parla di come io ho reiterato l'abbandono. Mio papà si è ucciso quando io avevo 11 anni, quindi io per anni ho reiterato l'abbandono nei miei rapporti di amicizia, d'amore, nelle mie dipendenze affettive, nelle mie dipendenze sessuali, nelle mie dipendenze da sostanze. E mi sono negata questa femminilità che poi ho ritrovato, che adesso mi godo tantissimo, però ovviamente non volevo le forme, non volevo tutto quello che era la femminilità, perché io la vedevo come una fragilità, come spesso è un tabù, è stata vista per tanto tempo un tabù. Le donne che rimangono incinte vengono lasciate a casa nel lavoro, le donne che vengono abusate, che vengono, ovviamente l'uomo è sempre stato visto un po' come il sesso forte, e ancora adesso si lotta per questo. E quindi è di questo che parla questo libro, che è legato appunto come un chiodo nella carne, che si parla di femminilità, che è un po' più un argomento più specifico, che nel chiodo se ne accenda, se ne parla un po' più superficialmente, insomma, diciamo. Io conosco Chiara da un po', da qualche libro. Ormai tu sei a oltre 20 libri, sei una scrittrice a tutti gli effetti, sotto contratto proprio Sì. con due editori. Quindi sei una persona che ha una carriera davanti e dietro, insomma, stai costruendo la tua carriera e tratti temi molto complessi, che ti appartengono, che a volte
Le persone che ti stanno accanto, io lo noto, io no, perché ormai io e te abbiamo un bel rapporto e ridiamo tantissimo. E se finite il 1º maggio, Santa Severa, stiamo organizzando dei balletti fantastici, io e Chiara, quindi non potete assolutamente mancare. Ma ci sono persone che ho visto sentirsi molto in difetto vicino a te. Tu emani una luce fortissima. Questo, e hai fatto dei tuoi problemi, delle tue debolezze una grande forza. Hai amato la scrittura sin da subito, io so perché è stata per te terapeutica, ma è terapeutica anche per chi ti legge. In una intervista, hai parlato delle persone che si avvicinano a te sui social e quanto è importante per te ricevere un messaggio di qualcuno che ti parla dei suoi problemi, di come li ha affrontati grazie ai tuoi libri, e hai detto: questa cosa è impagabile e non la cambierei con nessuna classifica scalata di Amazon o di quant'altro. Tu scrivi perché ami scrivere ed entrare nella vita delle persone. E questo Sì. è meraviglioso. Sono sicura che gli amici di Liberi TV ti apprezzeranno tantissimo, uno perché tratti i temi a loro molto cari e due perché si vede che sei assolutamente così, acqua e sapone, sei quello che si vede, un grande sorriso e in questa massa di capelli luminosi. A Non mi faccio cos'altro mai. stai lavorando, Chiara? Allora, sono in uscita due libri, uno che con un'altra casa editrice che ha un nuovo contratto, e parla sempre di donne, è sempre un tema forte, parla di prostituzione. Io ho sfruttato ovviamente sempre il mio negato rapporto con la femminilità, adesso parlo qua, io per la mia fragilità sono stata avvicinata, ho subito anche delle persone che mi hanno avvicinato, non mi hanno trattato molto bene, tra virgolette uso la parola abuso, ma qua non voglio trattare questo argomento, non voglio trattare anche qui quest'altro argomento, ma ho sfruttato questo. Ed è un romanzo, parla di una storia di una prostituta, ma per affrontare anche qui ancora il tema delle donne, non in modo autobiografico, ma per affrontare come le donne vivono se stesse, come delle volte la sessualità, la libertà sessuale, come può essere visto il tabù del piacere, il tabù del piacere, e forse ho sfruttato come io. Essendo uscita dalla mia gabbia, da come vedevo la galera della mia femminilità negata, la libertà, il piacere e come la vagina e il piacere possono essere anche usati, tra virgolette, insomma, parlo di questo tabù e appunto riferendomi a me, di come mi si è aperto un mondo, di come anche il dolore mi ha insegnato, appunto, essendo andati più giù, come mi ha insegnato a usarlo anche in un modo mi ha dato di più, insomma, quello che ho vissuto, che ho. Insomma, quindi parla di prostituzione, ma nel senso di libertà, come di una femminilità vista in modo diverso di come spesso la società la vede. È una provocazione, diciamo, è una Io trovo provocazione. meravigliose le E tue provocazioni. ecco, volevo dire questo, che non trovavo le parole, di come io nella mia vita non è solo spesso non ci si prostituisce solo a livello fisico, ma io per tanto tempo ho prostituito la mia felicità, vivendo la felicità di altri. Ci si prostituisce non a livello solo sessuale, ci si prostituisce a livello morale, coi sentimenti, vivendo amori che non sono propri, dandosi proprio con le amicizie, coi soldi.
Quindi si usa la parola prostituzione tante volte a livello sbagliato. Io mi sono prostituita in tanti modi diversi e quindi si parla di prostituzione a 360 gradi. E quindi delle volte la prostituzione fisica, la prostituzione sessuale non è la peggiore. Si fa tanto casino sulla prostituzione fisica delle prostitute quando ci sono prostituzioni che sono, secondo me, molto peggiori: prostituzioni politiche, prostituzioni mentali, prostituzioni di felicità. Questa anche nella televisione si fanno cose che, secondo me, nei bambini si costringe la gente a prostituirsi per cose che sono molto, molto peggiori di quelle povere donne che lo fanno per motivi assolutamente poverine, sono solo da compatire, da proteggere, da aiutare. Secondo me le prostituzioni peggiori sono in ben altri luoghi, in ben altri posti, sono da ricercare, in Come ben altri non amare Chiara posti. Domeniconi? È questo, è uno questo dei miei libri, quindi sono due miei libri in uscita, e tante fiere, sarò al Salone del Libro di Torino, sarò a Santa Severa con te, a Lavagna, ci sarà un progetto forse teatrale anche dove porterò questi problemi. C'è una nuova rivista per cui collaborerò, perché io avendo delle malattie, una malattia rara, una malattia autoimmune, c'è cioè, una rivista con cui ho preso contatti, con cui collaboro e quindi mi muovo perché appunto questa voglia che tu dici è quando io mi sono chiesta se volevo vivere o morire, ho accettato tutto della vita e adesso ho voglia solo di fare, nonostante la vita. Grazie Chiara, grazie veramente Grazie. perché io sono molto fiera di averti incontrata e mi ritengo molto fortunata ad averti con me, sia a Santa Severa che appunto come accennavi a Lavagna. Saremo alla Fiera Libe di Lavagna al 30-31 di luglio. Adesso ti ho Quindi anticipato, mi è scappato, ma hai forse fatto, vedi, hai l'entusiasmo. fatto benissimo. Allora io ringrazio ancora Liberi TV, vi aspettiamo dalle 10 più o meno, 9:30, 10 fino alle 19:20, vedremo, insomma, staremo a Santa Severa nello stand. Chiara ha promesso anche di deliziarci con la danza del ventre, perché ormai è diventata un'esperta anche di danza del ventre. Aspettateci a Santa Severa con la danza del ventre, ma è scela! Te No, io no, io mi dissocio la assolutamente. insegno! A posto stiamo. Allora, grazie ancora a Liberi TV, Grazie grazie a anche allo voi! spettacolo. A presto.